Tanta buona per tutti ragazzi, qui Mr. Frank vi parla, bentornati con questo nuovo video. Siamo qui oggi ragazzi per analizzare i vari giochi che saranno disponibili con il PlayStation Plus per il mese di ottobre. Saranno disponibili appunto dal 6 ottobre 2015 e in quella data diciamo ci sarà il cambiamento diciamo dei giochi gratuiti, quindi non saranno più disponibili quelli di settembre, ma verranno introdotti quelli di ottobre. Siamo subito con Broken Age, che è un gioco che sarà disponibile in cross-buy sia su PlayStation 4 che su PlayStation Vita ed è un'avventura grafica realizzata dallo stesso creatore di Grim Fandango e dovremo impersonare due teenager e parallelamente portare avanti entrambe le vicende, che saranno molto simili ma allo stesso tempo molto diverse per i mondi in cui sono ambientate. Sarà un'avventura grafica, come vi dicevo, in stile punta e clicca con vari puzzle da risolvere, quindi sarà molto interessante vedere come si configurerà questo gioco. Premetto che questo gioco originariamente all'uscita è stato diviso in tre capitoli, diciamo. Non è chiaro se questa versione comprenderà tutti i capitoli o soltanto uno dei tre. Questo ancora non è stato specificato, quindi attendiamo ulteriori notizie o eventualmente direttamente l'uscita del gioco per capire se sarà soltanto un capitolo dei tre oppure tutti quanti insieme. Abbiamo poi, sempre in cross-buy tra PlayStation 4 e PlayStation Vita, anche Super Meat Boy, ragazzi, che è abbastanza noto già anche al panorama italiano per la propria complessità. Un platform 2D decisamente noto per la sua difficoltà, che metterà chiaramente alla prova qualsiasi tipo di giocatore. Abbiamo poi, per PlayStation 4 e PlayStation 3, Unmechanical Extended, che si tratta di un platform, anche qui ci farà impersonare questo robot che viene intrappolato in questa atmosfera sotterranea, diciamo, e noi dovremo semplicemente aiutarlo a uscire da questa situazione superando varie sfide che ci metteranno alla prova. Abbiamo poi in cross-buy tra PlayStation Vita e PlayStation 3 Kickbeat, che è un gioco, uno picchiaduro, diciamo, ritmico, perché unisce componenti appunto sia di picchiaduro che anche di componenti di giochi ritmici, quindi basati sulla colonna sonora, sulla musica. E infatti qui dovremo praticamente massacrare tutti quanti i nemici che si parano contro a tempo di musica che verrà messa in ripetizione, diciamo, sottofondo, e ascoltando la colonna sonora ci sono delle tracce che sono veramente molto interessanti. Abbiamo poi Kung Fu Rabbit in cross-buy tra PlayStation Vita e PlayStation 3, un simpatico platformer in 2D, anche qui, appunto, con questa grafica cartonesca piuttosto simpatica. Non c'è in realtà molto da dire se non appunto che è un platform in 2D. Infine, solo su PlayStation 3, quindi l'unico gioco che non è in cross-buy, Chariot, che si tratta di una, anche qui, un platform in cooperativa, basato sulla cooperativa, con una grafica piuttosto avvincente che sarà insomma interessante provare, ma vi ripeto, soltanto su PlayStation 3. Detto questo, ragazzi, questo era tutto per questo video. Questi sono i giochi disponibili dal 6 ottobre, vi ripeto, per PlayStation 3, 4 e Vita, per chiunque abbia attivo un abbonamento PlayStation Plus. Se volete saperne di più, trovate in descrizione il nostro sito, che vi invito a seguire per avere in tempo molto più reale aggiornamenti su qualsiasi novità riguardante il mondo dei videogames, così come la pagina Facebook, dove appunto postiamo poi le varie notizie che vengono a emergere durante l'arco della giornata. Detto questo, ragazzi, un saluto da Mr. Frank, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo mese per il Plus. State sintonizzati per nuovissimi video e ci vediamo, ragazzi, con un prossimo video.